Seguono con lo sguardo quei palloncini rossi, Papa Moreno e Mamma Nicola, mentre sul sagrato della chiesa di Spresiano ci sono solo silenzio e lacrime. È passato meno di una settimana da quando Edward, 4 anni appena, è morto poco distante a Visnadello. Si trovava in auto con la madre di ritorno dal pronto soccorso dopo una notte in bianco a causa di una bronchite. A essere fatale forse un colpo di sonno della donna vinta dalla stanchezza. Tutti i dettagli che passano in secondo piano nel giorno dell'addio. Oltre 500 le persone che hanno abbracciato Nicole e Moreno Bressaglia, a loro volta stretti in una consolazione profonda e reciproca. Accanto ai genitori, tra gli altri, i sindaci di Spresiano, Roncade e Treviso, dove Moreno Bressaglia in gestione un bar in piazza Burchiellati, il ricordo più diretto è affidato a Daniela, madre dei fratelli maggiori di Edward, Evelyn e Gabriel. Sai già che ci mancherà tutto di te, il suono delle tue risate, le parole ibride date da due lingue, la tua perenne vivacità. Ci hai tolto il fiato, respiravamo per te, respiravamo con te. Amore è la parola più ricorrente, anche se davanti alla piccola bara bianca gli interrogativi sono tanti. L'invito di Don Giuseppe di guardare al tempo vissuto assieme, per quanto breve. Ricordate la mia breve esistenza, la gioia che ho suscitato nei miei cari, nei miei genitori, nei miei familiari, nei miei nonni. Ero una pura espressione di amore. Un amore che ha unito più famiglie, un sorriso, quello di Edward, che andrà oltre. I tuoi fratelli, Gabriel ed Evelyn, vogliono ricordarti che saranno i tuoi supereroi. Cammineremo insieme, sempre accanto a te, sempre vicino a te. Supereroi, solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole.